Signore e signori, benvenuti al Pala Bertelli, prima di campionato dilettanti divisione B nazionale pallacanestro, girone A. Si trovano contrapposte l'Edimes Pavia, ospite della LTC San Giorgese Basket. Nostra compagine, la San Giorgese Basket, completamente rinnovata nel roster, nuovo il coach Marco Gandini, e ci presentiamo sul parquet con un quintetto composto da Daniele Benzoni, Simone Tovanzini, Olivier Giacomelli, Alessandro Priuli e il playmaker Giulio Zennaro. L'Edimes Pavia risponde col 4 Fossati, 5 Buscaino, 7 Degrada, 9 Tassone e 16 Bozzetto. A mio fianco c'è Massimiliano Lini che mi coadiuverà nella telecronaca. Massimo, una bella partita, ci aspettiamo. Assolutamente sì, è la prima di campionato, quindi tutti vorranno subito far vedere ciò di buono che hanno costruito durante la pre-season. Sarà una partita molto dinamica dove conterà molto la corsa e soprattutto gli scontri uno contro uno sotto canestro. Tanto nella palla 2, palla conquistata, rimessa dal lato per la San Giorgese, rimessa effettuata da Simone Tomasini, riconfermato nel roster blu-arancio. Benzoni, ancora palla Tomasini, palla in attacco per la San Giorgese che lavora bene con Tomasini, scarico nell'angolo, Zennaro, Benzoni lavora la palla sull'arco, palla dentro per Priuli, in post basso, rimbalzo, riprende la palla Bozzetto Davide, riparte le Dimes con numero 4 Fossati, playmaker, scarico Tassone, Tassone, penetrazione al centro, fallo, passi, infrazione di passi fischiata dall'arbitro, riparte l'assaggio dal fondo. Gli arbitri della partita sono il signor Somensini Simone di Manerba e Colomba Matteo di Cantù. Zennaro per l'assaggio, Benzoni lavora la palla, esce a prenderla Giacomelli, sempre post basso per Priuli, il nostro centro lavora bene, attacca il canestro, anche per lui infrazione di passi, prime due azioni nulle per due infrazioni di passi, riparte l'Edimes Pavia con numero 16 Bozzetto Davide, rimessa da lato, si incarica di portare la palla il playmaker Fossati Roberto, passa alla metà campo l'Edimes, partita al momento dove le due squadre si stanno studiando molto, ritmi blandi, palla persa ancora per l'Edimes, l'ultimo a toccare è il nostro Priuli, rimessa dal fondo. Stavo dicendo, partita al momento dal ritmo compassato, rimette Degrada, Tassone, Fossati, scarico per Degrada, tiro dall'arco, rimbalzo di Zennaro che riparte l'assaggio, 0-0, due minuti di partita, Benzoni, ancora Zennaro, giovane playmaker, classe 95, proveniente dalla Reyer Venezia, punta Fossati, palla dentro per Priuli. Palla persa malamente, brutto lavoro di Zennaro e palla persa da Priuli, che però riconquista la palla, ancora è dietro da fare, riprende l'Edimes, Fossati lavora la palla, chiama ordine, Tassone marcato da Giacomelli, fallo di Giacomelli. Max, siamo partiti un po' ritmi blandi, adesso la partita si sta alzando di tono. Sì, probabilmente anche un pochettino così la tensione per il debutto di molti giocatori. La San Giorgese comunque sta facendo delle ottime soluzioni in attacco, girando bene la palla, non ha ancora trovato il canestro. Spigoloso il duello sotto le plance tra Priuli e Bozzetto. Riparte l'Edimes Pavia, Tassone, Buscaino, Degrada, ancora dentro a Buscaino, ex Pescara. Dal canestro, grande canestro di Buscaino dall'angolo, riparte l'assaggio con Zennaro, chiama lo schema Zennaro, Olivier Giacomelli, troppo elaborata la manovra dell'assaggio, poco fluida in questo inizio di partita, ancora Zennaro, pochi secondi, dall'arco Tomasini fa saltare a vuoto il difensore, canestro di Tom. San Giorgese 2, Edimes 2, 7 minuti e 36 sul tabellone da giocare per il primo quarto. Ancora Fossati, ancora per Buscaino, duello con Benzoni, Buscaino, fallo di Benzoni e questa volta c'era tutto questo fallo.
L'arbitro chiama i due tiri liberi per Buscaino. Stavamo dicendo Buscaino, ex Pescara l'anno scorso, quest'anno alle Dimes Pavia. Nelle Dimes Pavia vediamo diversi volti noti che sono passati qui nelle gare a San Giorgio, come De Grada, Cristelli, Tassone, Tassone ex Torino, De Grada ex Legnano, Cristelli ex Legnano. Quest'anno i cugini di Legnano partecipano al campionato superiore, essendo stati promossi l'anno scorso. Ancora il Dimes Pavia che prende un rimbalzo, per adesso padrone del parquet. Fossati, penetrazione del play, scarico, niente da fare, riparte Zennaro che conquista la palla. Forza Sangio, Edimes 3, Sangio 2, Friuli, farraginosa la manovra della Sangio, Benzoni, dentro per Friuli, canestro, grande azione della Sangio, la Sangio c'è, Friuli, San Giorgese 4, Edimes 3, attacca Fossati, Bozzetto, scarico su De Grada, che cerca la penetrazione, Buscaino, ancora Fossati, dall'arco, non va, rimbalzo di Friuli, riparte Zennaro, andiamo ragazzi, Friuli, Giacomelli, cerca il play Zennaro che mette ordine, ancora per Giacomelli dall'arco che penetra, Zennaro, tiro da fuori, niente da fare, Friuli lotta sotto le plance, riprende Fossati, Tassone, riparte l'Edimes, Sangio 4, Edimes 3, 6 minuti e 13 sul tabellone, Tassone lavora la palla, fallo su Fossati, un fallo ingenuo di Tomasini, che cerca di impedire l'uscita di Fossati e l'Edimes parte dal lato. Degrada, Tassone ancora, penetrazione di Tassone, ottima penetrazione, scarico sotto sul 16, Bozzetto che non trattiene, riparte la Sangio, Tomasini, Olivier, Giacomelli, dall'arco, Ferro respinge, riparte Degrada, partita di imprecisioni da una parte e dall'altra, ancora Degrada, palla dentro per Bozzetto, brutto errore di Bozzetto, riparte Tomasini, fortunatamente per noi. Ancora Zennaro, penetrazione di Zennaro, brutta palla di scarico di Zennaro, riparte Degrada, festival degli errori, anche dall'altra parte devo dire che l'Edimes non sta facendo meglio di noi. No, c'è molta imprecisione sotto il tiro, alcune letture sia in fase offensiva sia da una parte che dall'altra sono state lette male da entrambi i playmaker. Comunque siamo soddisfatti per la velocità esecutiva da parte della squadra di Gandini, che è proprio quello che il coach chiede ai loro ragazzi, un pochettino più di precisione e possiamo essere soddisfatti. Intanto sfondamento in attacco di Simone Tomasini che si ritrova sul groppone, due falli già dopo solamente 5 minuti di gioco. Contrariato coach Gandini, manda in campo Michele Peroni, classe 94, guardia l'anno scorso a Viterbo, buon campionato in divisione nazionale C. Roster giovanissimo quello della San Giorgese Basket. Allora abbiamo Bozzetto, penetrazione, infrazione di passi di Bozzetto. Riparte dal lato Michele Peroni. Punteggio direi micragnoso, Massimo. 4 Sangio, 3 Edimes dopo 5 minuti di gioco. Benzoni. Ferro, il ferro sputa il tiro di Benzoni, riparte l'Edimes, Buscaino si infortuna per cercare di prendere l'assist di De Grada, niente da fare per l'Edimes, riparte la San Giorgese con Zennaro, Benzoni che sale di tono, Giacomelli lavora la palla, Peroni, Giacomelli dentro per Friuli, duello tra Friuli e Bozzetto, Friuli, niente da fare, imprecisioni da tutte e due le parti, devo dire grosse imprecisioni, Fossati dall'arco, niente da fare, rimbalzo e continuiamo con il festival degli errori da tutte e due le parti, Michele Peroni, Friuli, Zennaro, lavora la palla Zennaro, pick and roll con Friuli, penetrazione, scarico, Giacomelli e non c'è niente da fare, non va.
Probabilmente tutte e due le squadre stanno pagando lo scotto dell'esordio in campionato, molta imprecisione. Siamo a 3 minuti e 47 sul tabellone, 4 Sangio, 3 di Mess. Degrada intanto, penetrazione marcato da Peroni e Degrada con l'esperienza si appoggia a Peroni e appoggia un delizioso pallone che entra nel cesto. E di Mess 5, San Giorgio 4. Zennaro, pick and roll, Giacomelli cerca la penetrazione, scarico nell'angolo per Peroni, gli sfugge la palla, Benzoni, 3 secondi alla sirena, Priuli lotta e il nostro totem recupera la palla, ottimo rimbalzo di Priuli. Max, continua il festival degli errori. Sì, sfortunatamente le percentuali rimangono molto basse, si trovano degli ottimi tiri ma sfortunatamente non entrano a canestro. Dovremmo migliorare soprattutto nell'uno contro uno per cercare magari qualche soluzione migliore in post basso dove possiamo fare male. Intanto ancora palla alla Sangiorgese, rimessa dal fondo di Michele Peroni, classe 94, guardia. Esce a prenderla Daniele Benzoni, nostro capitano. Benzoni, penetrazione, niente da fare. In un tiro decisamente complesso Benzoni non riesce a insaccare. Palla dentro per Tassone, bellissima palla di Buscaino. Ottima palla di Buscaino, Tassone, penetrazione, taglio di Tassone che mette in rete. 7 Edimes, 4 San Giorgio, 2.44 sul tabellone. Peroni, tiro dall'arco e c'è! E Peroni dà il via ai canestri da 3. Michele Peroni, 7 Sangio, 7 Edimes, perfetta parità, punteggio micragnoso, 2.29 sul tabellone. Degrada, palla corta, rimbalzo, Benzoni, Zennaro prende la palla in postrazione. Partita ancora aperta, ritmi non elevatissimi, molte le imprecisioni. Vediamo se prende, se decolla questa gara. Benzoni, tiro difficile di Benzoni, rimbalzo di Priuli. Mentre la Sangiorgese chiama il cambio, rientra Simone Tomasini e il giovanissimo Simone Nuglic, classe 98, guardia di provenienza dalla giovanili dell'Accademia Basket Alto Milanese, che la Sangiorgese ha in collaborazione con Legnano Basket. Fossati, mentre è entrato il numero 14 Benevelli. Michele Peroni, buon taglia fuori, recupera la palla, riparte Peroni. Tomasini in veste di playmaker chiama lo schema. Stavo ricordando Simone Nuglic, appena entrato, numero 10, un 98, giovanissimo. Benzoni recupera la palla ma la regala Fossati, riparte il contropiede, Benevelli, lavora la palla Benevelli, Fossati, ancora Benevelli, palla dentro per Bozzetto. Reclamano il fallo i giocatori di Edimes Pavia, rimessa dal fondo. Entra il numero 20 Cristelli per l'Edimes Pavia, sostituisce il 16 Bozzetto Davide. Rimessa dal fondo per Edimes Pavia, rimette Fossati, degrada, penetrazione, scarico, intercettato da Benzoni che riparte. Fallo di Fossati su Benzoni. Rifessa dal fondo per la Sangiorgese. Anzi, dal lato Michele Peroni per la Sangio. Altro cambio per l'Edimes, entra Savelli Federico che sostituisce Degrada Stefano, il 12 Savelli Federico. Rimessa in gioco per la Sangiorgese, Michele Peroni fatica a smarcarsi, Priuli, Tomasini, lavora la palla Tomasini, dentro per Priuli, il nostro centro fatica a trovare lo sbocco, ancora Tomasini, cerca un tiro. Riprende la palla il nostro totem, Benzoni, ecco Benzoni ancora, niente da fare, polveri bagnate per Benzoni in questo inizio di partita. Fossati imposta ancora l'azione per l'Edimes Pavia, 7-7 il punteggio, 46 secondi alla fine del primo quarto, ancora un errore
Max, devo dire che dal punto di vista del punteggio assolutamente una partita micragnosa fino a questo momento. Dici bene, partita assolutamente micragnosa, tantissimi gli errori, però c'è anche un ottimo lavoro difensivo da parte di entrambe le squadre. Uno su tutti probabilmente il lavoro di Buscaino su Capitan Benzoni, che deve sempre arrivare al tiro con delle forzature. Dobbiamo cercare di velocizzare il gioco in modo tale da trovare conclusioni un pochettino più semplici. E va a canestro Simone Tomasini su invito di Benzoni. Si fa largo Simone Tomasini e mette a canestro. Sangio 9, Edimes 7, 9 secondi sul tabellone. Cristelli rinuncia al tiro ma lo riprende dopo. Ferro riprende Peroni, pochi secondi, 3 secondi alla fine. Ecco Priuli, niente da fare, per un soffio la San Giorgese non mette a segno altri due punti. Partita compressibilmente condizionata dall'emozione dell'esordio per i nostri giovanissimi. Devo dire che anche l'Edimes Pavia ha seguito questa falsariga. Max, cosa ne dici? Sì, concordo con quello che stai dicendo, probabilmente si è pagato un pochettino l'emozione dell'esordio anche davanti a un Palabertelli stracolmo in ogni ordine e posto. Probabilmente la poca attenzione o comunque l'attenzione emotiva ha giocato qualche brutto scherzo alle mani di tutti i protagonisti in campo. Buono da salvare probabilmente il dinamismo e l'intensità di gioco che hanno portato comunque a delle ottime soluzioni di gioco. Bisogna insistere, i punti arriveranno. Sì, sono d'accordo, sicuramente non continuerà su questa falsariga. Intanto alla fine del primo quarto San Giorgese 9, Edimes Pavia 7. Attendiamo adesso la ripresa del secondo quarto. Rieccoci alla ripresa del quarto. Il mio amico Max stava commentando le statistiche, veramente un po' stitiche, Max? Sì, direi molto stitiche da entrambe le parti. Si è tirato con un 22% totale che la dice, insomma, che parla un pochettino anche sul punteggio totale. Questo non è bastato il primo quarto con praticamente uno 0-0 da parte di Benzoni, che penso che non si ricordi qua a San Giorgio in un primo quarto. Mentre la partita è ricominciata, col numero 12 Savelli, appoggio Cristelli, tassone, Benevelli, scarico su Cristelli che temporeggia, ancora Benevelli, molto attivo in questo ingresso, Cristelli, spalle a canestro, lotta con Priuli, Cristelli, buona difesa di Priuli, Benzoni riconquista la palla, Tomasini, Benzoni, un Benzoni sorprendentemente con a zero punti in questo primo quarto. Adesso lo attendiamo alla ripresa, siamo sicuri che il Benzo darà una risposta di carattere. Ecco, niente, perde palla, buon assist. Devo dire, Max, che sinceramente fino a questo momento Benzoni è stato ben contenuto dai difensori delle due. Sì, lo rivelavamo prima, c'è Buscaino che praticamente è francobolato al capitano blu-arancio, non gli dà respiro e sta tenendo a contatto anche Pavia. Probabilmente sanno che abbiamo da lui il nostro cannone determinante che può essere sempre letale e stanno facendo gara proprio su di lui, cercando di contenerci con questa tattica di gioco. Intanto canestro in penetrazione del 12 Savelli, che indisturbato ha potuto raggiungere il canestro e appoggiare per due punti comodi. Riparte Tomasini, 8 minuti 56 sul tabellone, Sangio 9, Edimes 9, Nuglic dall'arco, canestro! Il giovanissimo Nuglic, tre punti, primi tre punti in divisione nazionale B di Simone Nuglic, prodotto del vivaio dell'Accademia Basket Alto Milanese, classe 98, bravo Simone, ringhioso in marcatura su Benevelli, un cliente difficile. Tomasini, difesa su Fossati,
Ok, palla rimessa alle dimesse, situazione confusa della partita, buona difesa della San Giorgese, rimette la palla Tassone, il numero 9 Tassone, ex Torino, per Redimes Pavia. Cristelli, duello con Priuli, da lontanissimo, conquista la palla Peroni, la San Giorgese, andiamo, Nuglic. Con personalità e senza paura Nuglic gioca la palla, Peroni lavora la palla sull'arco, scarico per Tommasini, dentro per Benzoni, appoggio, niente, gli dice di no anche questa volta. Oh, bel canestro dell'Edimes Pavia, Savelli, combinazione con Cristelli, 12 Sangio, 11 Edimes, 7 minuti 52 sul tabellone, Benzoni lavora la palla, aspetta Priuli. Fallo di Cristelli su Priuli che conquista due punti dalla lunetta, due tiri dalla lunetta. Ottima fino a qui la gara di Priuli. Assolutamente sì, sempre molta sostanza, con grandissima tenacia, lotta su tutte le palle, con tutti i lunghi di Pavia, ottiene anche falli importanti che ci potranno permettere probabilmente di allungare questa partita. Nota positiva la sfrontatezza di Nuclic che con assoluta irriverenza mette tre punti fondamentali per la partita. Sì, devo dire che Simo, lo conosciamo, è un giocatore che emotivamente è di ghiaccio, non si fa intimorire dall'ambiente. Mentre è rientrato il nostro play titolare Giulio Zennaro, classe 95, a due punti dalla lunetta per Priuli, 14 Sangio, 11 Edimes, rimette dal fondo Buscaino, rientrato, ridà sostanza all'Edimes con Buscaino, Tassone, Savelli lavora la palla, cerca il pick and roll con Cristelli, ancora penetrazione, buona combinazione con Cristelli e ci punisce un'altra volta Cristelli. Palla persa dalla Sangio, malamente persa, Zennaro troppo passivo sulla rimessa di Scurati, palla riconquistata, no, palla della Sangio, scusate. Zennaro prende la palla, rilavora ancora il nostro play, un pochettino incerto in questa prima parte di gara. Michele Peroni, controtempo di Michele Peroni sulla buona difesa di Benevelli, riparte Savelli, Michele Peroni, ottima difesa. A 7 minuti e 5 secondi sul tabellone, San Giorgese 14, Edimes 13. Rimette Savelli, Benevelli, Tassone, Benevelli. Combinazione ancora con Cristelli, si cercano molto Benevelli e Cristelli, devo dire, eh? E molto proficuamente. Rimessa da lato ancora per l'Edimes Pavia, mentre coach Gandini cerca di dare le direttive ai suoi per riuscire a prendere in mano la partita. Zennaro, marcatura su Savelli, penetrazione di Savelli che porta ancora fino in fondo Zennaro, come prima Peroni. Errore marchiano dei nostri giovani, errore di esperienza. I difensori dell'Edimes Pavia circondano Zennaro, lo obbligano all'errore e impediscono la rimessa di Scurati. Assolutamente sì, dici bene, bisogna avere più attenzione, più precisione esecutiva. Coach Gandini chiama prontamente time out per portare lucidità nelle teste di Blu Arancio e ricordare loro in che modo giocare. Sicuramente paghiamo lo scotto dell'esperienza, ricordo il nostro un roster giovanissimo e quest'ultimo errore negli occhi di Scurati si vedeva proprio lo smarrimento nel non saper dove rimettere la palla in gioco. Non importa, andiamo avanti, 6.45 sul tabellone, Edimes 14, scusate, San Giorgese 14, Edimes 15, time out chiamato dal nostro coach Gandini che cerca di schiarire le idee dei nostri giocatori. 6.45 sul tabellone, un punto di vantaggio per l'Edimes Pavia. Le squadre rientrano in campo, la Sangio ancora il quintetto con Zennaro, Giacomelli, Peroni, Benzoni e Scurati, mentre l'Edimes risponde con Benevelli, Tassone, rientrato in campo Bozzetto,
il 12 Savelli e Cristelli col 20. Penetrazione di Tassone che fortunatamente per noi perde la palla, rimessa dal fondo per l'Assangio. Queste ultime azioni, Max, una difesa un po' allegra, no? Sì, non abbiamo la giusta tensione agonistica nella fase difensiva, concediamo soprattutto la linea di fondo agli avversari che fortunatamente non ci hanno punito, ma bisogna assolutamente ricorrere ai rimedi. Altra ingenuità di Scuratti che deve mantenere la calma. Calma Stefano, deve mantenere la calma, fa un fallo assolutamente inutile nella metà campo delle dimesse. Riparte Bozzetto, palla Cristelli, ancora Bozzetto che lavora la palla in post basso contro Scuratti, buon movimento, errore, Scuratti, buon rimbalzo, dai Stefano, fiducia. Benzoni in attacco all'Assangio, lavora palla Benzoni, dentro per Scuratti e su Michele Peroni, arresto e tiro di Michele Peroni e canestro, bravo Michele, cose semplici per i nostri ragazzi. Riparte Savelli, una buona gara per lui fino adesso. Tassone, un lottatore, parte, lo perde Giacomelli ma poi riconquista la palla Olivier Giacomelli. Scuratti emozionato, Scuratti temendo l'arrivo del difensore si esprime in un tiro scordinatissimo. Cristelli lavora a palla, Cristelli, Benevelli, palla per Bozzetto, Benevelli ancora, buona difesa di Michele Peroni, bravo Michele, buona la sua gara fino adesso, buono in difesa, buono davanti. Intanto cambio, esce Daniele Benzoni, entra Alessandro Priuli, sta ruotando Gandini i giocatori. Savelli, rimbalzo di Giacomelli, fallo di Savelli che molto sportivamente alza subito la mano e chiama il fallo. Riparte la San Giorgese dal fondo, ancora i suoi giovani non hanno ancora aperto completamente le ali in questa partita, era comprensibile, ce l'aspettavamo. Peroni porta la palla in avanti, Peroni in aiuto di Zennaro, chiama lo schema Peroni, Priuli, mentre si leva alto il grido Sangio del pubblico. Giacomelli lavora la palla, Zennaro, buona la difesa di Mess, Zennaro cerca un pertugio, parte in penetrazione, Zennaro, buona la sua palla, Scuratti, si fa sfuggire il rimbalzo Scuratti, rimessa dal fondo per la Sangio. Max, devo dire, errori che sicuramente correggibili quelli della Sangio. Sì, sono assolutamente correggibili, con sicuramente la testa che sta giocando un brutto scherzo ai nostri ragazzi, bisogna cercare di essere meno precipitosi, giocare in maniera molto più semplice, applicare le giocate che coach Gandini fa vedere in settimana, c'è tempo per farlo, bisogna sfruttare tutti i secondi a nostra disposizione, senza per fretta di tirare. A 4.39 sul tabellone, 16 Sangio, 15 di Messa, Priulone, penetrazione, Scuratti, rimbalzo ma perde la palla che gli rimbalza sugli stinchi e va oltre la linea di fondo. Edimes Pavia riparte col numero 12 Savelli, rimessa dal fondo di Bozzetto Davide, parte Savelli, buona la sua gara fino ad ora. Cristelli, palla dentro per grande difesa di Olivier Giacomelli, stoppata su Benevelli, riparte Zennaro, l'Assangio c'è, Scuratti, Giacomelli, corto, dai Olivier, stiamo sul pezzo, concentrati. Mentre Lady Mess rimette Buscaino, esce 16 Bozzetto. Partita equilibrata fino ad ora, 16 Sangio, 15 di Messa, 4 minuti e 11 secondi. Giacomelli, Zennaro trattenuto da Savelli, Zennaro, penetrazione, scarico su Peroni, Giacomelli, penetrazione Giacomelli, niente da fare. Fallo fischiato a Priuli. Primo fallo per il nostro totem.
riparte Lady Mess dal fondo, difende Ice Zennaro su Savelli, forza Sangio, Scurati su Cristelli, Peroni, Cristelli, mentre è rientrato degrada per Pavia, Buscaino, Priuli, ottima difesa, riparte Ice Zennaro, porta la palla oltre la metà campo, scambio con Priuli, Peroni, ancora Zennaro, molto compassata la sua azione. Fallo della difesa delle Dimes, rientra il nostro Benzoni, esce Titano Scurati, mentre le Dimes rimette in campo Fossati con numero 4, sostituisce Benevelli. Coach Gandini rimette in campo Benzoni, rimessa dal lato di un ottimo Michele Peroni, fatica Zennaro a uscire, Priuli, Peroni, penetrazione, palla persa nella penetrazione su difesa di Cristelli, rimessa dal fondo per l'assaggio. Coach Gandini ha qualcosa da dire all'arbitro, ma ci sembra una decisione assolutamente corretta quella dell'arbitro. Peroni, Benzoni, scarico su Zennaro, tiro dall'arco e da tre, e Zennaro si scuote e mette la tripla. Sangio 19 e Dimes 15, 3 minuti e 12 sul tabellone. Fossati, Savelli, lavora bene degrada, riceve la palla, buona la difesa di Giacomelli, Peroni porta sulla palla, Giacomelli, Olivier dall'arco, è corta, forza Olivier, non abbatterti, però onestamente era al limite della compagnata. Degrada, palla dentro per Cristelli, tiro di Cristelli ed è canestro. La classe di Cristelli non manca, ottimo canestro di Cristelli. Riparte Peroni, Sangio 19, Dimes 17, Priuli, Daniele Benzoni, ancora secco in questa partita, ecco Benzoni, niente, glielo sputa ancora il ferro. Rimbalzo di Fossati che riparte, degrada, attacca Giacomelli, fallo ingenuo di Giacomelli che difende con le mani e non con le gambe. Coach Gandini è costretto a richiamarlo in panca perché si è caricato di due falli. Entra Simone Ringhio Nuglic, classe 98, buono il suo esordio fino ad ora. Marco Gandini catechizza a dovere Olivier Giacomelli. Bravo Marco, il nostro coach non manca però di incoraggiarlo. Degrada, squadra di maggiore esperienza quella delle Dimes, che non ha fretta. Fossati con dei giochi semplici mette palla ancora persa per la San Giorgese, Zennaro in evidente difficoltà. Ripartiamo, 1 minuto e 54, 19 Sangio, 19 Dimes. Priuli, duello, 3 secondi fischiati a Priuli che non è d'accordo. Rimessa dal fondo per le Dimes, Cristelli, andiamo ragazzi, non abbiamo tempo di brontolare con gli arbitri, forza Daniele. Cristelli, Savelli, riparte Savelli, palla lavorata dal numero 12 delle Dimes, Fossati, buona palla intercettata da Simone, grande difesa di Simone Nuglic. Grande Simone Nuglic, grande determinazione, ciò che dovrebbero mettere anche altri giocatori in questa partita per cambiare un pochettino le sorti del match, che in questo momento è assolutamente alla pari. Intanto un gran canestro delle Dimes, combinazione tra Buscaino e Fossati, e le Dimes va a canestro, 21 Dimes, 19 Sangio, gioca a sprazzi la Sangio, questo non è sufficiente. Nuglic dall'arco, cerca lo scarico, Benzoni finta di ritorno di palla, Nuglic perde la palla, Benzoni, palla conquistata da Buscaino. Un Benzoni stranamente abulico, Max, quest'oggi.
Sì, si sa il filo del discorso. Quando non riesce, le cose non vanno come lui crede che debbano andare, si nervosisce e questo va a discapito un pochettino della sua concentrazione. Il capitano è assolutamente fondamentale, di maniera coi piedi per terra e concentrato, perché sarà determinante nell'arco di tutta la gara. Quindi massima concentrazione. Intanto grande difesa di Simone Luglic, stoppata sull'attaccante di Mess. Benzoni, Peroni ancora per Benzoni, fallo di Buscaino su Benzoni. Bisogna dire che questo Buscaino sta facendo una guardia feroce su Benzoni. Forza Benzo. Time out chiamato, se non sbaglio, ancora dalla nostra panchina, Max. Sì, vuole rivedere probabilmente qualcosa su qualche giocata offensiva da parte nostra, perché facciamo veramente fatica a trovare il ferro. Benzoni, che un pochettino il centro nevralgico del nostro gioco, è assolutamente francobollato da Buscaino, che sta facendo una partita egregia. Dobbiamo trovare anche però velocità da parte di Giulio Zennaro, che fino adesso sta un pochettino stentando, ed è probabilmente lui che sarà la spina nel fianco per essere determinante in questa gara. Quindi tanta corsa, giocate veloci e trovare soluzioni su tutto l'arco del perimetro. Allora, intanto a 37 secondi dalla fine, Edimes 21, San Giorgese 19. Partita d'esordio, contratte tutte e due le squadre, un Edimes sicuramente più esperta, più tranquilla, la San Giorgese che gioca più a sprazzi. Vediamo, siamo molto giovani, dobbiamo aver pazienza. Tanto le squadre ritornano in campo, Lady Mess ancora con Fossati, Degrada, Cristelli, Buscaino e Savelli. La Sangio risponde con Peroni, Benzoni, Tomasini, rientra in campo a Priuli e Nuglic. Bella sorpresa quella di Simone Nuglic. Priuli ingaggia un duello, niente da fare. Non troviamo il canestro. Fossati, riparte Lady Mess. 26 secondi alla fine. Savelli lavora la palla con pazienza, Savelli cerca uno scarico, palla a Cristelli, fortunatamente Cristelli non trova il canestro. 13 secondi, un possesso per la Sangio, rimette dal fondo Daniele Benzoni, 13 secondi alla fine del primo tempo, fatica la Sangio a trovare la ripartenza. Michele Peroni, 5 secondi, Benzoni, Daniele Benzoni, un tiro forzato, niente da fare. E finisce qui il primo tempo, San Giorgese 19, Edimes 21. Andiamo alla pausa lunga, ci rivediamo per il secondo tempo. Rieccoci qui, cari telespettatori, riprende la partita tra Edimes Pavia e LTC San Giorgese Basket. Punteggio 21 Edimes, 19 San Giorgese. La San Giorgese rientra sul parquet con Giacomelli, Zennaro, Priuli, Tomasini e Benzoni. Risponde l'Edimes Pavia con Fossati, Degrada, Buscaino, Tassone e Bozzetto. La palla è alla San Giorgese, che riparte con Giacomelli sul lato. Marcatura di Fossati su Zennaro. Eccoci qua, si parte. Zennaro, nostro playmaker, lavora la palla. Marcatura di Fossati. Benzoni, scarico su Giacomelli. Cerca palla dentro, non c'è sbocco. Zennaro, penetrazione di Zennaro. Niente da fare, Tomasini, scarico di Tomasini, Benzoni, un secondo alla fine,
niente da fare, anche questa volta un'azione farraginosa della Sangio. Riparte le Dimes, Fossati lavora la palla, chiama lo schema, degrada, scarico su Bozzetto, duello con Priuli, niente da fare, riprende il ribalzo Tommasini, riparte la Sangiorgese, Tommasini, scarico su Giacomelli dall'arco, Ferro, rimbalzo di Tommasini e fallo di degrado su Tommasini. Tommasini raddrizza l'azione che stava ritornando in mano alle Dimes, parla ancora la Sangiorgese, mentre Benzoni e Priuli parlano per cercare di trovare il modo di prendere il comando della partita. Rimessa dal fondo, Giacomelli, il 15 Giacomelli, Benzoni, Zennaro, allarga il campo Zennaro, Giacomelli dall'arco, riprova, corta, dai, fiducia, Fossati, niente da fare, anche loro sbagliano, riparte Tommasini, scarico per Zennaro, palla dentro, Benzoni, marcato da Buscaino, raddoppio su Benzoni che mette a segno i primi due punti e sono importantissimi. Sangiorgese 21, Edimes 21, raddoppio su Benzoni che tira fuori dal cilindro e recupera la palla Benzoni, recupera la palla, fallo di degrada che interrompe il contropiede, il canestro sicuro di Tommasini, non è d'accordo coach Gandini. Benzoni sta discutendo con gli arbitri. Rimessa dal fondo per la Sangiorgese, Giacomelli, andiamo ragazzi, forza, giochiamo. Zennaro, lavora la palla Zennaro, Benzoni, Tommasini, fallo di degrada non fischiato, Tommasini ancora, Priuli, Benzoni, marcatura di Fossati su Benzoni, attenzione, scarico, Zennaro dall'arco e va, 3 punti, Zennaro, andiamo, 24 Sangio, 21 Edimes, forza ragazzi. Fossati, degrada, Tommasini in marcatura su degrada, Giacomelli cerca di impedire l'azione di Tassone, degrada lavora la palla, tiro dall'arco del numero 16, 14, del 16 Bozzetto, scusate, Zennaro, Benzoni dall'arco e non va ancora, Tassone il rimbalzo, forza ragazzi, degrada, brutta palla, la riesce a conquistare, da uno scarico a Bozzetto che litiga col pallone, palla sul fondo, possesso di Mess, buono lo scarico di degrada, non se l'aspettava Bozzetto che non riesce a trattenere il pallone, degrada, rimessa, Tassone, Fossati, ancora degrada, tiro, niente da fare, rimbalzo, Benzoni, festival degli errori. Sì, continuano ancora gli errori come nella prima parte di gioco, però la nota positiva di questo avvio di ripresa sicuramente l'atteggiamento e l'approccio che Gandini ha dato ai suoi ragazzi. Benzoni si è sbloccato, c'è un ottimo dinamismo, speriamo di continuare su questi livelli. Attacca Lady Mess, degrada, niente da fare, Giacomelli, 6 minuti e 52 secondi sul tabellone, Sangio 24, Lady Mess 21, riparte Zennaro. Forza ragazzi, con Gandini si sbraccia dalla panchina, Zennaro, buona penetrazione, fallo non fischiato, ha qualcosa da dire Zennaro, si riparte, mi sembra che si sia scosso in questo inizio di secondo tempo Zennaro. Sì, abbiamo bisogno della sua lucidità e delle sue chiavi di lettura di gioco, Gandini conta molto su questo talento che viene da Venezia e abbiamo bisogno del meglio che può dare, quindi ottimo avvio di questa terzo quarto, deve continuare così. Intanto concediamo un secondo pallone a Lady Mess che con Bozzetto non si fa pregare e fa canestro. Tommasini, Benzoni, 24 Sangio, 23 di Mess, Benzoni dall'arco, fa saltare vuoto il difensore, niente da fare, Ferro, fallo involontario di Giacomelli, ma fallo involontariamente Giacomelli
contrasta Fossati, palla alle Dimes, 5 minuti e 53 secondi sul tabellone, Sangio 24 e Dimes 23. Nervosissimo da parte di Giacobelli in panchina, che probabilmente si autorimprovera la poca precisione. Coach Gandini invita alla calma, alla lucidità. Lo vediamo tranquillo il nostro coach comunque. Sì, apparentemente diciamo di sì, anche se credo che senta molto questa prima partita casalinga, ci tiene molto a far bene, sa che ha una squadra importante che deve crescere, ci vorrà tempo, però lui ci metterà tutta la determinazione per fare in modo che questi ragazzi possano crescere quanto più velocemente per dare soddisfazioni ai propri tifosi. Intanto grande palla riconquistata dal nostro totem Alessandro Priuli. Priuli lavora la palla, Peroni. Brutta palla persa dalla Sangio. Queste palle bruciano, Max. Queste palle bruciano. 25 Edebes, 24 Sangiorgese. Brutta palla persa. Riparte la Sangiorgese. Partita ancora in equilibrio. Nessuna delle due squadre riesce a prendere il comando assoluto della partita. Tomasini, buono spunto. Ferro anche stavolta. Il festival degli errori continua. Dopo Max ci illustrerà le statistiche. Fossati non sbaglia, 27 di Mes, 24 Sangio. Ancora Zennaro che riparte, cerca di dare ordine alla manovra della Sangio. Tomasini, Priuli, pick and roll, Tomasini, tentativo di scarico, buona difesa di Bozzetto che impedisce lo scarico su Priuli. Rimessa dal fondo per la Sangiorgese. Michele Peroni cerca la rimessa, Zennaro, rischio di perdere la palla su pressione di Fossati, Zennaro, penetrazione, scarico, Peroni, niente da fare, scheggia il ferro, riparte Lady Mess, Fossati non si fa pregare e mette una tripla che porta Lady Mess a 30 e lascia la Sangiorgese a 24, 6 lunghezze di vantaggio per Lady Mess a 4 minuti e 29, momento delicato per la partita della Sangiorgese. Sì, momento delicatissimo, stiamo perdendo un pochettino di sicurezza in noi stessi, sta crescendo invece probabilmente l'ottimismo da parte della squadra ospite, che con Fossati ha preso un pochettino il largo. Questi 6 punti infatti danno un apparente respiro alla squadra di Pavia. Coach Gandini ha chiamato prontamente un time out per far riflettere i suoi, per fargli un attimino riorganizzare le idee e trovare le giuste soluzioni in campo offensivo. Time out chiamato da coach Gandini mentre i tifosi delle Dimes intonano canti e i nostri tifosi sono un po' ammutoliti dalle 6 lunghezze di vantaggio delle Dimes. Niente di male ragazzi, forza, la partita è molto lunga, 4:29 del terzo quarto, 30 Edimes, 24 Sangiorgese, rientrano in campo le squadre, Zennaro, Benzoni, Tomasini, Priuli e Peroni per la Sangio, Tassoni, Degrada, Buscaino, Fossati e Bozzetto per l'Edimes. Ottimi gli spunti di Fossati in questi ultimi 3-4 minuti. Benzoni lavora la palla, Tomasini, sempre un po' macchinosa l'azione della Sangio, Priuli fuori per Tom, Peroni, Tomasini ancora dall'arco, fa saltare il difensore, Tomasini, canestro, arresto e tiro di Tomasini, buon canestro di Tomasini. Accorciamo le distanze, 4 punti in vantaggio per le Dimes, 30 Sangiorgese 26, 3 minuti e 56 sul tabellone, attacca Tassone, giocatore d'esperienza, ex Torino, Bozzetto dall'arco, canestro, buon canestro di Bozzetto, ritorna a più 6 le Dimes, 32 Dimes, 26 Sangio, 3 minuti e 41 sul tabellone, Benzoni non cerca lo scarico, non lo trova, Zennaro, buona la difesa di Pavia, Zennaro si nasconde dietro Benzoni, tiro, mancato canestro, fallo su Benzoni, rimbalzo, andrà in lunetta il nostro Benzo, forza Benzo, nervi saldi, lucidità. In lunetta Daniele Benzoni, 2 tiri per lui, sul suo tabellino Max per adesso solo 2 punti mi sembra il Benzo.
Sembra incredibile il Belzo con solo due punti. L'arbitro si porta al tavolo una irregolarità sul tempo chiamata dal nostro vice Silvano Picarelli. Ricordiamo che Marco Gandini è coadiuvato dagli assistenti Silvano Picarelli e Davide Roncari. Vediamo cosa concludono gli arbitri. Chiamano i due coach, spiega loro la situazione. E riparte la partita. Si riprende con il Lunetta Daniele Benzoni. Gandini parla ancora con Giulio Zennaro, la chiave un po' di questa partita. Deve scuotersi Giulio, lasciarsi alle spalle i timori e diventare protagonista. Benzoni, primo tiro. E va il primo tiro. 27, Sangio, 32, Edi Mess. Ancora dalla Lunetta Daniele Benzoni, nostro capitano. E mette ancora il canestro. 28, Sangio, 3-2, Edi Mess, riparte Fossati. Numero 4 della compagine pavese, passa a Buscaino. Buscaino scarico a Tassone, degrada dall'arco, non va, rimbalzo di Benzoni. Il festival degli errori continua, punteggio bassissimo. Zennaro chiama il pick and roll di Priuli. Benzoni cerca l'assistenza di Tommasini. Tommasini, penetrazione, tabella, Priuli, grande rimbalzo di Priuli, Michele Peroni, grande canestro di Mick Peroni che gioca facile, gioca semplice e fa canestro. Bravo Michele, bravo Michele. Il suo esordio nella divisione nazionale B è un buon esordio. Fossati, scarico su Tassone dall'arco e Tassone con l'esperienza mette 3 punti, 35 di Mess, 30 Sangio, 2-19 sul tabellone. Zennaro lavora la palla, fatica a trovare Benzoni, ben marcato Buscaino. Michele Peroni, malamente persa la palla da Michele Peroni. Coach Gandini lo invita a concludere l'azione con un terzo tempo e devo dire che il nostro coach mi trova perfettamente d'accordo, una palla assolutamente sprecata. Riparte Lady Messa, 2 minuti e 9 secondi dalla fine del terzo quarto. Cristelli è rientrato, Tassone, Buscaino, Fossati lavora, prende la palla dall'arco, in ritardo Zennaro e viene regolarmente punito. Una difesa un po' assente quella di Zennaro su Fossati. Sì, sta concedendo troppo al play di Pavia che ovviamente non si lascia pregare e trova dei punti pesantissimi dall'arco 6-25. Dobbiamo alzare sicuramente un pochettino i ritmi, siamo troppo statici e prevedibili sotto canestro. Dobbiamo giocare fino agli anni in fondo come ha fatto Peroni per cercare di far saltare un pochettino i punti di riferimento alla squadra avversaria. Intanto palla sprecata da Benzoni che la butta via malamente. Fossati chiama ordine, chiama lo schema per le Dimes, più 8 Dimes a 1.22 dalla fine del terzo quarto. Fossati ci riprova, ancora una difesa allegra di Zennaro. Riparte Tommasini, Simone Tommasini, classe 93, Benzoni, Zennaro, forza Giulio, lavora la palla, cerca Priuli sul vertice della Lunetta. Simone Tommasini fa saltare il difensore, buono il suo spunto, niente da fare, riprende Priuli, un leone a rimbalzo, Tommasini, niente da fare, non va. Riparte Fossati, momento delicatissimo, più 8 di Mess, 44 secondi, palla Cristelli, Fossati, ancora, lavora la palla, attende, pazienza, Tassone, scarico su Benevelli, marcato a Peroni, Benevelli trova lo sbuco, niente da fare, meno male, riparte Zennaro, forza Giulio, ritmo, mentre sul cubo vediamo Simone Luglic, penetrazione di Benzoni che non va a termine, non va a canestro. Fossati, Zennaro,
fallo tattico di Giulio Zennaro. Lady Mess rimette in campo, degrada e chiama in panchina Cristelli, entra anche Savelli ed esce Fossati. Buona la partita di Fossati. Lassangio richiama in panchina Tomasini e rimette in campo. Polemica tra l'arbitro e la panchina sangiorgese, una svista, niente di male, si riparte, entra in campo Simone Nuglic, esce Simone Tomasini, più 8 di Mess, momento delicato della partita, rimette dal lato, cambia idea ancora il Cogene di Mess, richiama Benevelli, rimette Cristelli. Momento confuso della gara, i cambi si succedono rapidi e l'arbitro si consulta col tavolo. Ok, tutto risolto, non si può, non è possibile fare il cambio di Cristelli, rientra Benevelli. 4 secondi alla fine del terzo quarto, 3-8 di Mess, 3-0 Sangiorgese. Rimessa di degrada, Benevelli dall'arco. Niente da fare, non va fortunatamente. E andiamo all'ultimo quarto, 8 lunghezze di stacco, 3-8 Eddie Mess, 3-0 Sangiorgese. Punteggio assolutamente basso. Max. Il punteggio è basso, ma non è questa probabilmente la chiave della partita. Adesso, al di là del fatto delle poche realizzazioni, c'è qualcosa che bisogna assolutamente migliorare negli ultimi 10 minuti di gioco. I ritmi sono assolutamente blandi e questo permettono alla difesa avversaria di stopparci tutte le nostre azioni offensive. Dobbiamo trovare più velocità e più dinamismo da parte di Zennaro, che deve trovare attraverso i suoi lampi di gioco soluzioni efficaci in attacco. È arrivato anche un momento comunque di stringere un pochettino le marcature in difesa, metterci più determinazione e portare a casa una partita che sarebbe già fondamentale per partire bene questa stagione. Non so se sei d'accordo, Max, tra le note positive direi metterei Simone Nuglic, perché è un giovanissimo, Michele Peroni non mi è dispiaciuto fino ad ora, vediamo, c'è ancora un quarto, vediamo, tanto studiati le statistiche, Max, così ci fai una relazione. Mentre attendiamo la ripresa dell'ultimo quarto ed ultimo quarto, coach Gandini sta cercando di spiegare ai ragazzi come affrontare questo ultimo periodo della partita. Gli arbitri richiamano le squadre in campo. Max, questo primo scorcio di statistiche, cosa dici? Le statistiche sono un po' bruttine, ma su ambe le parti. Per la Sangiorgese sicuramente un 11 su 51 sui tiri totali con un 22% di realizzazione la dice lunga sull'andamento dell'incontro. Bisogna sicuramente migliorare la fase esecutiva di tiro e aumentare le percentuali per portare a casa una partita che con 30 punti in tre quarti sicuramente è difficile in questo momento. Sì, devo dire che nonostante anche loro siano potersi a basso, vincere in casa con 30 punti al terzo quarto è problematico. Rimessa dal fondo per Lady Mess, sale alto il grido dei tifosi della Sangio. Benevelli, Lady Mess in campo, un quintetto espertissimo, Tassone, Cristelli, Benevelli, Buscaino e Savelli. Risponde la Sangio con Benzoni, Peroni, Tomasini, Priuli e Nuglic. Tassone, attacco, duello con Peroni. Buona la difesa di Peroni, sfondamento di Tassone, buona la difesa di Peroni. Bravo Michele, buono l'atteggiamento difensivo di Michele, buono l'atteggiamento offensivo. Michele Peroni, classe 94. Riparte l'assaggio in cabina di regia Tomasini, rimessa dal lato di Michele Peroni. Riparte Tomasini, chiama lo schema.
Tomasini pick and roll con Priuli, scarico su Peroni che cerca la soluzione interna, non la trova, pazienza Priuli, ottima la palla di Peroni, ottima la palla di Tomasini, canestro di Priuli. La Sangio accorcia le distanze, 3-2 Sangio, 3-8 Edi Mes, 9-20 sul tabellone, lavora la palla Benevelli, esce Tassone marcato da Peroni, penetrazione di Tassone, ottima la penetrazione di Tassone che va a canestro. Tomasini riparte, Priuli, Peroni, Benzoni marcato da ottimo canestro di Nuglić che prende un rimbalzo sull'errore di Benzoni, marcatissimo e raddoppiato, segna Simone Nuglić, 5 punti per lui sul tabellino. Tassone lavora a palla per Edi Mes, penetrazione ancora Cristelli, mi sembra che Edi Mes sta mettendo la freccia, Max. Sì, ci sta provando ad allungare in questo inizio di quarto, dobbiamo stringere veramente le marcature, soprattutto sotto le planche. Priuli sta cercando di contenere i lunghi, ma sia Crivelli che Buscaino, insomma, sono due tipi molto tosti. Speriamo in una reazione veloce da parte dei nostri. Nuglić sta spingendo col carattere questa squadra, il giovanissimo Nuglić che sta facendo vedere come bisogna e che atteggiamento bisogna avere in campo. Nota di merito sicuramente a Michele Peroni che secondo me in questo momento è l'MVP da parte nostra, tantissimo dinamismo, determinazione e anche punti importanti da parte sua. Devo dire che la difesa su Benzoni è feroce, ferocissima, non gli permettono di avvicinarsi al canestro e sistematicamente lo raddoppiano e gli fanno fallo. Daniele Lunetta, 4-2 di Mes, 3-6 San Giorgese, 8-20 da giocare. Forza Sangio, riparte Savelli per Edi Mes, Benevelli, Savelli ancora, marcato da Nuglić, Cristelli, Savelli, Benevelli, fallo di Priuli nel tentativo di schiacciata su Benevelli. Il Lunetta, Benevelli per Edi Mes, 8 minuti e 2 secondi, 4-2 Edi Mes, 3-6 San Giorgese, Benevelli, Lunetta, primo canestro per lui, 4-3. Ancora Benevelli, secondo tiro libero, secondo canestro, 8 le lunghezze di vantaggio per Edi Mes Pavia, riparte Tomasini, 8 minuti alla fine della partita. L'Assangio cerca di trovare soluzioni, penetrazione di Tomasini, arresto e tiro, buon canestro di Simone Tomasini, classe 93, riconfermato quest'anno nel roster dell'Assangio. Scende Savelli in marcatura, Simone Nuglić che impedisce la penetrazione, buone gambe di Simo. Tassone duetta con Cristelli, Priuli, Cristelli, passi, passi, grande difesa di Priuli ben aiutato da Michele Peroni, riconquista la palla, è così che vi vogliamo. Riparte l'Assangio, Tomasini, Simone Tomasini, palla per Peroni, dentro per Priuli, scarico su Nuglić, ferro, non va, non va, bravo lo stesso Simo, forza, difesa adesso, difesa di Simone Nuglić su Savelli, Benevelli, scarico su Tassone, ancora dentro a Benevelli, Michele Peroni, duello, rimbalzo di Tomasini, riparte la Sangio, forza ragazzi, forza ragazzi, adesso dobbiamo crederci, forza ragazzi. Nuglić, Benzoni, duello con Buscaino, un duello tra titani, e il Benzo appoggia nonostante il fallo di Buscaino. 4-0 Sangio, 4-4 Edi Mes, 6-41 sul tabellone, time out chiamato da Edi Mes. Ci siamo, Max. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare ed ecco Capitan Benzoni scendere in cattedra. Abbiamo bisogno di lui, dell'incitamento del pubblico per raggiungere qualcosa di importante. 6 minuti e 41 al cronometro, c'è ancora tantissimo tempo per poter fare nostro questo incontro. Mentre si alza alto il grido del Palabertelli, al grido di Sangio Sangio, i ragazzi sono sospinti verso il recupero di questa partita. 6 minuti e 41 secondi, 44 Edi Mes, 4-0 San Giorgese.
Sentite il grido del Pala Bertelli che si alza altissimo. Forza ragazzi. Cerchiamo continuità, soprattutto in attacco, cerchiamo continuità. Rientra sul parquet Lady Mess, Buscaino, ottimo giocatore, Tassone, altro giocatore di grande esperienza, Cristelli, Benevelli. Riparte Savelli, numero 12 delle dimesse, in marcatura Simone Nuglis, classe 98, Michele Peroni, marcatura su Benevelli, Tassone, Simone Tommasini, Benzoni, duello con Buscaino, fa canestro Buscaino, ottimo canestro di Buscaino, riparte l'assaggio, 6 minuti e 20 alla fine, Tommasini, Priuli, Peroni, niente da fare, cerca Benzoni. Duello con Cristelli, Benzoni, non va, oggi il Benzo non riesce a trovare con continuità il canestro. Benevelli, Buscaino, dall'arco, ottima palla, Benzoni, buona palla, recupera Benzoni, una buona palla, Nuglic, scarico fuori per Peroni. Tommasini dall'arco, no, non va, niente da fare, non va, l'Assangio non trova continuità dall'arco. Riparte Lady Mess Pavia per un fallo in attacco della San Giorgese. Lady Mess si affida ai suoi giocatori più esperti mentre l'Assangio fa quadrato intorno a Benzoni e Priuli. In campo il giovanissimo Simone Nuglic. Il fatto che sia in campo nei minuti fondamentali la dice lunga sulla fiducia che ha in lui Marco Gandini. Buscaino, sfugge a Benzoni, fallo, niente fallo, recupera Priuli, riparte la San. Michele Peroni, Priuli, dall'arco, non va neanche questa volta. Simone Tommasini, recupera, Priuli, Michele Peroni, lavora la palla, Benzoni, parte secco Tommasini. Calma ragazzi, calma e lucidità. Fallo dell'Lady Mess, rientra Fossati, esce Benevelli, entra Degrada e viene richiamato in panchina Tassone. Certo che Lady Mess cambia giocatori esperti con giocatori esperti. Sì, ha una panchina con dei giocatori che hanno molta esperienza e che quindi possono essere fondamentali e determinanti in queste ultime battute di gioco. C'è una turnazione molto elevata da parte di Bianchi che sta cercando di trovare le contromosse adatte per contenere il ritorno della Sancho che ci crede e fa bene a crederci. Intanto Cristelli manda in lunetta Priuli, vediamo il totem, Big Daddy, a novembre papà, e va, e il primo va. Ancora Alessandro Priuli, secondo tiro, e va anche il secondo. E va anche il secondo, 4 lunghezze, Lady Mess 46, Sancho 42, 5 minuti e 3 secondi sul tabellone, la partita si accende, Fossati in marcatura, Michele Peroni, Fossati, anzi scusate, Savelli, degrada, non va, rimbalzo del Benzo, palla conquistata dalla San Giorgese, lotta tra Cristelli e Benzoni sotto i tabelloni. Benzoni recupera la palla, Tommasini, palla persa da Peroni, brutta palla persa, canestro di Savelli, ottima partita la sua, devo dire, partita lucida da parte di Savelli. Peroni, decisione giustissima da parte degli arbitri, l'ultimo a toccare la palla è Peroni, palla ancora conquistata dai Lady Mess, brutta doppio errore della Sancho. Sì, proprio Peroni ha commesso due ingenuità che ci sono costate molto care in questo momento. Coach Gandini chiama time out prontamente per gestire al meglio questo finale e trovare delle soluzioni che possono rimettere in gara i blu arancio.
4 minuti e 23 secondi sul tabellone, Edi Mes 48 e possesso, 42 San Giorgese, 4 falli gli ospiti, 2 falli la Sangio in questo quarto. Vediamo se coach Gandini riuscirà a trovare le contromisure per arginare la forza dell'Edi Mes Pavia. Gli arbitri richiamano in campo le squadre. Rientra in campo la San Giorgese, Peroni, Nuglic, Benzoni, Tomasini, Prioli, risponde l'Edi Mes con Fossati, Buscaino, Savelli, De Grade, Cristelli. Forza Sangio ragazzi, bisogna crederci. Fallo di Tomasini, si riprenderà ancora il gioco con l'Edi Mes dal lato. Rimette in campo De Grada, ex Legnano. Fossati playmaker, marcatura su di lui, Michele Peroni. Priuli su Cristelli, Benzoni su Buscaino, Nuglic su Savelli. Tomasini segue De Grada. Penetrazione di De Grada, indisturbato, non va, fortunatamente non va. Tomasini. Buona recupero di palla di Peroni, Tomasini cerca la penetrazione, scarico su Nuglic, arresto e tiro, no, Peroni, Benzoni, 8 secondi alla fine, Benzoni cerca dall'arco, non va, Priuli prende il rimbalzo, forza ragazzi, secondo tiro, no, Peroni, brutto atteggiamento, brutta palla persa di Peroni. Brutta palla persa. Riparte l'Edi Mes che sembra padrona della partita. 6 lunghezze, 3-27 a termine, 4-8 Edi Mes, 3-2 Sangio. Fossati, scarico su Savelli, buona presentazione, scarico su Buscaino. E la palla che poteva affondarci non va, da 3 Buscaino prende il ferro, riparte Tomasini. Bisogna aver fiducia ragazzi, bisogna aver fiducia. Benzoni lavora la palla, Tomasini parte secco, fallo e non va, poteva essere un end one ma non va al canestro, il lunetta Tomasini, 2 tiri per lui, Sangio 42, Edi Mes 48, esce Peroni, rientra Zennaro, classe 95, 3 minuti alla fine, 6 lunghezze di vantaggio per l'Edi Mes, il lunetta Simone Tomasini per la San Giorgese Basket, canestro di Simo. Forza, forza ragazzi, bisogna crederci, forza ragazzi, fiducia. Ancora Simone, canestro, più 4 Edi Mes, 3 minuti al termine. Lavora la palla dal fondo, la rimette Cristelli, Zennaro su Fossati. Ancora Zennaro in marcatura su Fossati, protetto da Cristelli. Savelli, numero 12, buona partita la sua. De Grada, penetrazione, magia di De Grada che non va, chiama il fallo De Grada, non concesso, Zennaro, forza ragazzi, bisogna crederci, Benzoni non trova lo sbocco, palla dentro per Tomasini ed è una buona combinazione, canestro, forza Sangio, 2 lunghezze, 2-22 al termine, Edi Mes 48, Sangio 46, si infiamma il Palabertelli, forza ragazzi, Fossati dall'arco e non va, Michele Nuglic prende il rimbalzo, andiamo, Tomasini parte secco, Zennaro, non va, fallo di Nuglic a rimbalzo, non va la bomba di Zennaro, 2 minuti al termine, 48 Edi Mes, 46 San Giorgese, rientra Tassone, siamo col fiato sul collo l'Edi Mes, forza ragazzi, Max ci siamo. Sì, ultime battute di gioco, non dobbiamo perdere la testa, gestire meglio i contropiedi, che possiamo farcela. Indicazioni di coach Gandini e del vice Silvano Picarelli a Tomasini, riparte Fossati, Savelli,
un vero motore Savelli. Fossati, Cristelli, Fossati, Zennaro su di lui, scarico su Buscaino, scarico su Fossati che mette la bomba, una bomba che fa malissimo, una bomba che fa malissimo. Fossati ci ha letteralmente traforato con una bomba, 1.42 al termine, più 5 di MES. Riparte la Sangio, Tomasini, questo Fossati ci ha fatto male veramente. Tomasini, penetrazione, scarico, Zennaro da 3, non va, un leone, Priuli a rimbalzo, palla alle di MES. Non va, eravamo un pelo da rientrare, più 5 di MES, possesso, 1.30 alla fine, chiari e scuri per la Sangio. Fossati, Cristelli, ancora Fossati, chiama lo schema, Cristelli, duello con Priuli, penetrazione di Cristelli, rimbalzo di Benzoni che riparte, 1.08, andiamo Giulio, riparte Zennaro, palla Tomasini, forza ragazzi, Tomasini, Benzoni che parte secco, fino in fondo, fallo, niente da fare. Non lo fanno arrivare al ferro, niente da fare, lo mandano in lunetta sistematicamente. 56 secondi alla fine, più 5 di MES, partita complicata per la Sangio a questo punto. Ritorna in campo Benevelli, esce Tassone. In lunetta Daniele Benzoni. Peccato, eravamo rientrati, peccato. Daniele Benzoni, forza Daniele, bisogna crederci. Un canestro per Benzoni, 4-7-5-1, 56 secondi sul tabellone, ancora Daniele Benzoni in lunetta. E Daniele Benzoni ci riporta a 3 lunghezze, bisogna crederci. Palla smorzata, spizzata da Zennaro. Lady Messa appare stanca, buona marcatura di Zennaro su Fossati, Duglic su Savelli che rimane lucidissimo. Fossati chiama lo schema, Cristelli, ancora Savelli su di lui, Duglic, penetrazione di Savelli che è indisturbato. Duglic non riceve un aiuto da Priuli e Savelli mette probabilmente il sigillo su questa partita. 39 secondi, 5-3 di MES, 4-8 Sangio. Sì, in questo momento la partita è molto complicata, ci sono ben 2 possessi di differenza con 39 secondi da giocare, dovremmo cercare subito di trovare un canestro veloce o da 3 o da 2 e poi cercare di recuperare disperatamente una palla per provare ad impattare questa partita. Intanto si alza alto l'incoraggiamento dei tifosi delle di MES che sono in vantaggio di 5 lunghezze a 39 secondi dalla fine al Pala Bertelli. Coach Gandini cerca di istruire i suoi ragazzi per cercare la rimonta della disperazione. Gli arbitri richiamano in campo le squadre. Prestazione contraddittoria quella della Sangio, con chiari e scuri, alcune cose buone, altre meno buone, molta emozione e c'era da aspettarselo in questo esordio. Molto giovane il nostro roster, comunque siamo qua, siamo pronti a migliorare, meno 5, vediamo questi ultimi 39 secondi. Peroni rimette la palla, Benzoni in duello con Cristelli, attacca Benzoni, fallo sistematico e giustamente l'arbitro dà l'antisportivo, devo dire correttamente perché è stato sistematico il fallo su Benzoni. Mentre a terra un giocatore delle Buscaino, numero 5 Buscaino, mi suggerisce Max.
Devo dire che la difesa su Benzo è stata feroce oggi. Assolutamente sì, Buscaino praticamente si è incollato al capitano non lasciandogli respiro, e bravo lui nel tenere molto bene il capitano Blu Arancio, che in questo momento però può sfruttare due tiri che sono fondamentali per rimanere agganciati a questo incontro. 33 secondi alla fine, 5-3 di Mes, 4-8 Sangio, il Lunetta, Daniele Benzoni, il capitano, primo tiro per lui. Non va. 5, sempre 5 le lunghezze di distanza. Impara il regolamento. Ancora Benzoni, canestro di Benzo. Time out. Le due squadre si riavvicinano alle panchine per ricevere le istruzioni per questi ultimi 33 secondi. Devo dire, Max, il colpo d'occhio del Palabertelli anche oggi è stupendo. Sì, è sempre emozionante giocare in casa, il pubblico partecipa sempre numeroso, è molto legato a questa squadra e non manca mai di dare il proprio appoggio, al di là del risultato, al di là della partita. Il pubblico sangiorgese c'è sempre, perché il pubblico sangiorgese ama il basket e il basket ama il pubblico sangiorgese. 33 secondi alla fine, 5-3 di Mes, 4-9 Sangiorgese, 4 lunghezze di distanza. Onestamente difficile raddrizzare la situazione. Vediamo, forza ragazzi. Si ritorna sul parquet, gli arbitri fischiano la ripresa del gioco. Vediamo ancora le ultime istruzioni da parte dei due coach. Le squadre rientrano in campo, Peroni, Benzoni, Zennaro, Tomasini e Priuli per la Sangio, Benevelli, Fossati, Buscaino, Savelli e Cristelli per le Dimes Pavia. 5-3-4-9, 33 secondi alla fine. Rimessa per le Dimes. Cristelli rimette a Fossati, raddoppio di Zennaro e Priuli, riconquista la palla Zennaro che riparte. Zennaro, canestro, palla rubata e canestro da Sangio, meno 2, palla per la Edimes, pressing della Sangio, Benevelli sotto canestro, stoppate Zennaro, 13 secondi, un possesso, calma Sangio, calma, fallo, vai Lunetta, vai Lunetta, Zennaro, due magie di Zennaro, Giulio Zennaro, classe 94, Benzoni, Lunetta, 9 secondi alla fine, meno 2, Benzoni, Lunetta, bravo Giulio, Zennaro dopo una partita in sordina con due scatti d'orgoglio recupera il pallone e serve la palla del possibile pari a Benzoni che va in Lunetta. Come sempre in queste situazioni si sprecano le discussioni sulle decisioni arbitrali, mentre Buscaino è a terra, Benzoni alla Lunetta, Piccarelli dalle ultime istruzioni, coach Gandini chiama la calma, coach Gandini, Benzoni in Lunetta. 5-3 di Mes, 5-1 Sangio, 9 secondi e 29 sul tabellone, in Lunetta Daniele Benzoni, il capitano. Calma ragazzi, canestro Benzoni, 5-3 di Mes, 5-2 Sangio, 9 secondi alla fine, Daniele Benzoni, secondo tiro, canestro, 9 secondi, attacca le Dimes, Fossati, tiro di Fossati, non va, rimbalzo, rimbalzo, la Sangio e si va ai supplementari, ce lo meritiamo. Assolutamente sì, partita dai mille volti, delle mille sfaccettature, una partita quasi impalpabile di Zennaro che nella fine
nel buio più totale con due lampi di luce, riapre un incontro che pareva già segnato. Grande Sanjo, un cuore che non muore mai, e adesso andiamo all'extra time, ci giochiamo il tutto per tutto. Veramente un esordio emozionantissimo. Abbiamo 5 minuti ancora per sperare nella vittoria. Forza ragazzi. Giulio Zennaro con uno scatto felino recupera palla e serve la palla del possibile pareggio a Benzoni, che lunetta, non si fa pregare, non tradisce la Sanjo e pareggia. 5-3 di Mess, 5-3 San Giorgese. Parte il primo tempo supplementare, emozionantissimo. Overtime qui a San Giorgio al Pala Bertelli. Overtime tra Edi Mess e San Giorgese Basket. Si alza alto l'urlo dei tifosi della Sanjo al grido di Sanjo, Sanjo, Sanjo. Forza ragazzi, forza ragazzi, forza ragazzi. Max, adesso tocca a noi. Quando si hanno queste occasioni, adesso tocca a noi, dici correttamente. Partita che ormai sembrava sull'orlo del precipizio, siamo riusciti a raddrizzarla per il rotto della cuffia e adesso abbiamo un'occasione unica e non possiamo sprecarla in maniera assoluta. Adesso vincerà chi sbaglia meno, sicuramente. Rientra in campo le squadre. Lady Mess ripropone Fossati, Bozzetto, degrada Savelli e Cristelli. La San Giorgese propone Priuli, Tomasini, Peroni, Zennaro e il capitano Daniele Benzoni. Overtime, 5 minuti alla fine. Edi Mess 53, San Giorgese 53. Una partita all'inizio francamente anche compassata, che nel proseguio è decollata fino all'emozionantissimo ultimo quarto. Il capitano Daniele Benzoni, niente da fare, Priuli a rimbalzo, si lotta, Bozzetto, si lotta, Edi Mess con Fossati, forza Zennaro, marcatura, dai Michele, dai Zennaro, forza, Tomasini, scarico su Cristelli, duello con Priuli, Cristelli, no, Benzoni, rimbalzo, parte Zennaro, forza Sanjo, 4:20 alla fine, 5-3, Benzoni, sale alto l'urlo del pubblico della Sanjo, Zennaro, in penetrazione, scarico, palla persa da Peroni, Tomasini prende un ottimo sfondamento, è il caos. La partita sta salendo di tono, come succede sempre in questo momento. Ogni scelta arbitrale viene discussa o dall'una o dall'altra parte. Zennaro, sale alto il grido del Palabertelli. Zennaro perde male la palla, Zennaro la recupera, Tomasini, fallo di Benevelli su Tomasini, vai lunetta Tomasini. Calma ragazzi, ci vuole lucidità, calma. Tomasini e va, questo devi fare Tom, devi metterla, dai Tom. Il Golden Boy, Simone Tomasini, classe 93, secondo canestro, più due Sanjo, forza ragazzi, difesa. Riparte Savelli, Cristelli, Fossati, marcature Tomasini, Benzoni cerca il cambio, Benevelli, sfugge la palla a Benevelli, Peroni in marcatura, buona marcatura di Michele Peroni, Fossati cerca il duello, arresto e tiro, canestro di Fossati, che è veramente una spina nel fianco per la Sanjo. Riparte Tomasini, partita emozionantissima, 3:22, 55 pari, riparte Tomasini, Peroni non trova sbocchi, Benzoni, palla dentro Priuli, non va lo scarico, palla persa San Giorgese.
Riparte Savelli, forza ragazzi, difesa. Zennaro su Benevelli, Zennaro su Benevelli, Fossati, Tomasini su Fossati, Tomasini su Fossati, chiede il pick and roll a Cristelli, Cristelli, duello con Tomasini, duello, Cristelli non va, Priuli, Priuli, si esaurisce il tempo, i secondi, riparte la Sangio dal fondo, 2.44 alla fine, 5-5 Sangio, 5-5 di Mess. Forza Tom, andiamo, Simone Tomasini, classe 93. Manovra, Benzoni, Benzoni, Tomasini, Tomasini, Benzoni, eccolo, Benzoni, e va il Benzo, in caduta, con una mano sola, mette il canestro, raddoppiato, e... un aiuto su Fossati, Bozzetto rifiuta il tiro, Fossati è ancora incredibile, ancora incredibile, più uno è di Mess, è incredibile, Fossati ci sta traforando, una bomba al tre rimette le di Mess in gioco, scarico Peroni, c'è, c'è la tre Peroni, Michele Peroni, Michele Peroni, Michele Peroni, classe 94, esordio d'oro per lui, entra Fossati, fallo, fallo di Priuli, corretto, 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 fallo di Priuli su Fossati, decisione corretta degli arbitri, vai lunetta Fossati, Roberto Fossati, capitano, una spina nel fianco per la Sangio, e mette il canestro, non sbaglia mai oggi. 5-9 di Mess, 6-0 Sangio, Fossati ancora, e non va, rimbalzo di Benzoni, rimbalzo di Benzoni, restiamo in avanti di un punto, andiamo ragazzi, 1.36 alla fine, dobbiamo mettere il canestro, forza! Tomasini lavora la palla, duello tra Benzoni, Peroni, parte secco, cambio di mano, ancora Peroni, cerca l'appoggio! Palla sprecata, palla sprecata, errore di gioventù, errore di gioventù. Sì, era il momento di gestire al meglio questa palla, invece diamo ancora un'occasione per ritornare sotto a Pavia e speriamo la sprechi. Forza ragazzi, difesa, Savelli, Savelli, ottima la sua partita, infatti dà una grandissima palla a Bozzetto, questo ragazzo, il numero 12, ottima partita la sua. Tomasini, Tomasini parte secco, cerca uno scarico che non c'è, cerca uno scarico che non c'è, e ci fa male Benevelli, e ci fa male Benevelli, più tre di Mess, più tre di Mess a un minuto dalla fine, paghiamo, paghiamo lo scotto delle palle perse in maniera veramente banale. Sì, bisogna avere più attenzione in queste fasi di gioco, ogni errore è determinante, ogni palla persa è una palla in possesso di avversari che possono segnare in qualsiasi momento. Eravamo rientrati benissimo in partita, con grandissima intensità, e adesso non dobbiamo dare il contropiede agli avversari, potrebbe essere mortale. Time out chiamato da coach Gandini, letteralmente infuriato dalla disattenzione dei suoi giocatori. Forza ragazzi! Possesso, possesso Sangio, meno 3, 1 minuto e 3 secondi sul tabellone, 6-3 di Mess, 6-0 Sangio, vediamo, 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 vediamo. Riparte la San Giorgese dal fondo, la San Gioschiera, Peroni, Zennaro, Benzoni, Tomasini, Prioli, risponde di Mess con Fossati, Benevelli, Savelli, Cristelli e Bozzetto. Forza ragazzi, forza, bisogna crederci, forza Benzo. Rimessa dal fondo di Michele Peroni che chiama i suoi giocatori. Ah, si riparte da lato perché ha chiamato time out coach Gandini. Michele Peroni
rimessa dal fondo, si stacca Zennaro, nessuno viene a prenderla, Benzoni, Tomasini, un tiro, Benzoni, duello con Cristelli, chiede il pick and roll, chiede il pick and roll, Benzoni, siamo nelle sue mani, scarico su Tomasini, parte Tomasini, arresto e tiro, non va, palla persa, ancora palla Lady Mess che riparte con Fossati, difesa ragazzi, Bozzetto, Savelli, parte secco Savelli, su Bozzetto, ancora Savelli, arresto e tiro, non va, e regaliamo il rimbalzo a Lady Mess. Parte Zennaro, 16 secondi, niente da fare, Benzoni cerca una tripla forzata, non va ancora, e a 4 secondi possesso di Mess, finisce la partita, e di Mess 65, San Giorgese 60 all'overtime, una partita emozionante che purtroppo finisce male per i colori di casa. All'esordio al Pala Bertelli, la San Giorgese cede di 5 lunghezze alla Edi Mess Pavia in una partita emozionante. Un caro saluto a tutti i telespettatori e vi rimandiamo alla prossima gara interna della San Giorgese fra 15 giorni. Grazie.